alieni questi sconosciuti, o forse no, forse sono più simili a noi di quello che crediamo. Chi lo sostiene? Beh, c'è uno studio della McMaster University di Hamilton nell'Ontario, Canada. Ebbene, secondo questo studio esiste un DNA universale che accomuna gli esseri umani e gli extraterrestri. Allora, vediamo di capire come si è arrivati a questa cosa. Il nostro codice genetico è contenuto in 20 tipi di aminoacidi. 10 di queste sostanze chimiche esistono da milioni di anni e si crede che possano essere, si ritiene che possano essere trovate nei meteoriti. Per esempio, nel meteorite di Murchison, che era caduto diversi anni fa in Australia, c'erano degli amminoacidi, quindi le basi, per la vita, i mattoni per la vita. Ecco, allora questo significa che ci sono dei composti chimici capaci di sopravvivere in ambienti ostili a temperatura e pressione più basse. La teoria della panspermia questo dice, cioè che le comete hanno portato i principi della vita nell'universo. Allora questi principi della vita, questi amminoacidi, poi vanno a comporre il codice genetico che a questo punto diventa universale, perché se qualcosa che arriva dallo spazio ha fecondato i vari pianeti, significa che c'è una matrice comune per tutti noi, e questo spiegherebbe anche perché molti esseri umanoidi che vengono visti non sono, che ne so, dei cani volanti o dei gatti con tre teste, ma sono comunque delle forme non umane ma umanoidi, quindi comunque molto simili a noi. Questo spiegherebbe perché l'Homo sapiens, se di Homo sapiens si tratta, ma comunque la forma umanoide, una testa, un tronco, due gambe, due braccia, eccetera, sia così diffusa nell'universo, quantomeno nei casi di incontri ravvicinati del terzo tipo. Ebbene, secondo questa teoria del DNA universale, bene, c'è lo scienziato che ha condotto questa indagine, che si chiama Ralph Pudritz. Ecco, questo potrebbe implicare l'esistenza di una struttura universale, dei primi codici genetici sulla Terra come nello spazio. Ovviamente questa tesi ha scatenato il solito putiferio, un'ipotesi interessante ma difficile da testare, ha commentato Irene Chen, che è una biologa dell'Università di Harvard, però è una tesi che apre interessanti domande su quale possa essere l'aspetto degli alieni. Non penso si possa predire se somiglino meno agli esseri umani, ha detto Pudritz, ci saranno sicuramente differenze dovute all'ambiente specifico, è chiaro, perché la gravità piuttosto che le condizioni climatiche influenzano la nostra evoluzione. Sappiamo per esempio che gli eschimesi, perché sono bassi con gli occhi a mandorla? Perché il fatto di vivere in mezzo ai ghiacci, dove c'è una luce fortissima che potrebbe accecare, ha fatto sì che l'occhio si modificasse diventando a mandorla, il corpo resta più piccolo per evitare la dispersione di calore, al contrario in Africa la pelle nera per un eccesso di melanina proprio per difendere dai raggi del sole. Però bene o male la sagoma umana è sempre quella, quindi le differenze ci potranno essere con gli extraterrestri, dipendono dall'ambiente specifico. D'altra parte, DNA simile, dice questo ricercatore, non corrisponde per forza a somiglianza estetica. C'è stata anche una dichiarazione in passato di Seth Shostak, che è un astronomo del SETI Institute, che dice che l'80% del DNA di una zucca è uguale a quell'umano e ci sono abbastanza differenze. Al di là di tutto questo, di questo discorso, il fatto che comunque ET possa essere un nostro fratello genetico, si possono fare delle considerazioni ufologiche interessanti, perché allora non sono dei matti quelli che dicono di aver visto degli alieni nordici, quindi umani simili a noi. Lo diceva Giordanaschi, che era un contattista, eccetera, però c'è una fittissima casistica non solo di contattisti, per esempio in Sud America, in Brasile, addirittura di esseri alti e biondi che venivano accostati non solo ai dischi volanti, ma addirittura sembravano entrare e uscire da certe montagne considerate delle zone finestra, dei luoghi dove si vedono molto spesso, dove ci sono molto spesso degli avvistamenti UFO. Allora queste, oh, è caduto l'UFO, un UFO crash, allora queste non sono fantasie, non sono proiezioni, come si disse per Adansky, dell'animo umano, quindi l'uomo che si sente debole, impaurito, eccetera, che tende a proiettare in un fratello più bello, più alto, ariano, alto, biondo, eccetera, la propria immagine di esseri umani, comunque piccole forme in questo universo infinito, quindi spaventati. Allora è interessante, perché gli alieni potrebbero essere molto simili a noi, se sono molto simili a noi potrebbero persino mascherarsi in mezzo a noi e noi non ce ne accorgeremmo. E mi viene in mente poi un'altra teoria portata avanti alla fine degli anni 80, era il 1989, quando Vladimir Scherbak, un cattedratico sovietico,
disse che nel nostro DNA c'era un'informazione extraterrestre, cioè lui sosteneva che le basi del DNA, l'adenina, guanina, cinina e citosina, quindi le quattro basi del DNA, si combinassero creando la famosa spirale del DNA, seguendo però un sistema che era molto più antico della vita sulla Terra, quindi lo stesso che troviamo nei meteoriti, e questo conferma, fa il paio con le dichiarazioni fatte adesso dall'Università dell'Ontario. Ebbene, secondo Sherbach, questa combinazione non era casuale, ma era stata voluta dagli extraterrestri che avevano combinato per l'apposta le quattro basi del DNA e le avevano sparse nell'universo come una sorta di messaggio criptato all'interno degli esseri che si sarebbero sviluppati, quindi al nostro interno ci sarebbe una matrice extraterrestre. Quando Sherbach ha detto questa cosa, in primis si è incazzata la Chiesa, che ha detto no, noi siamo figli di Dio, non di E.T. In secondo luogo, con il fatto che lui studiava anche le tesi su Atlantide, l'hanno preso in giro e gli stessi russi hanno parlato di una forma di nuovo cristianesimo, però oggi, con 20 anni e più di distanza, alla luce degli studi fatti dall'Università dell'Ontario, verrebbe da dire che forse questa matrice generica che fa il paio da una parte con le teorie scientifiche sulla panspermia e dall'altra con certe teorie ufologiche, e beh, allora forse tutto questo discorso, questo studio non è campato per aria.